Buonasera a tutti, buonanotte, bentornati a Milano al Voto. La rotata è lunghissima, ma soprattutto lentissima. Quindi in realtà questo è l'ultimo blocco che faremo qui in diretta con voi. Come potete vedere, 244 seggi su 1248, cioè ce ne mancano solamente 1000. Questo vi sto dicendo per la previsione 1004. E se andiamo avanti di questa velocità, non so se arriviamo neanche entro domani mattina ad avere il risultato, però no, andando così veramente avremo risultato intorno alle 5 e mezza, 6 del mattino. Sala, 40,6%, il favorito è attualmente dietro a Stefano Parisi, nel centrodestra che sta già festeggiando, ma con moderazione, come ci ha detto De Chirico in collegamento, 41,69%, Corrado 10,36%, scende Corrado, scende Parisi, sale di pochissimo Sala. E tutta la sera che ve lo dico, la bilancia si sta andando a posizionare in perfetto equilibrio, in perfetta posizione orizzontale. Staremo a vedere se poi invece si continui a muovere la bilancia e ad andare a favore del candidato del centro-sinistra, che gli exit poll, o meglio, che le proiezioni davano, le davano al momento dell'uscita degli primi scrutini, l'uscita dei seggi, davano al 41,4% Sala con un 39,5% di Parisi e un 10,4% di Corrado. Corrado siamo lì, 10,36. Parisi siamo un po' più alti al momento. Stiamo a vedere se scende e si mette come Sala oppure se continuerà a scendere e Sala invece a salire. Lo scopriremo domani mattina, lo scopriremo insieme domani mattina, cercheremo di aggiornarvi il più presto possibile con un'edizione speciale, sicuramente con i dati definitivi di Good Morning Milano, anche se in realtà le notizie della città sono importanti e tante, ricordiamo oltretutto la tragedia di questa sera, arrivata poco prima della chiusura dei seggi dell'europarlamentare, nonché sindaco di un paese vicino a Novara, adesso scusatemi, mi sfugge il nome, ma sono le 2:30 anche per me. Buon anno della Lega Nord, che è tragicamente deceduto in un incidente stradale, appunto, mentre dalle parti di Varese, se non ricordo male. Quindi, come Lega Nord, oltretutto in grave lutto, e l'atmosfera, ce lo diceva Ilaria Maria Preti in un collegamento precedente, insomma, molto 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 brutta. Io davvero mi ringrazio tutti quanti per averci seguito. Siete stati veramente tanti, ci avete scritto tantissimi tantissimi messaggi, tutta sera avete scritto tantissimo, ci avete chiesto davvero tante tante cose, ancora arrivano ancora, anzi, messaggi in questo momento.